Professor Bertolucci, qui al Festival delle Neuroscienze viene introdotto un altro potere del cervello, quello che va a connettersi con la fisica quantistica. Cosa vuol dire? Ce lo spiega. Ci sono molte ipotesi oggi, suffragate da, che iniziano a essere suffragate dai dati, che il nostro cervello sia in grado, attraverso dei meccanismi microscopici, di organizzarsi come se fosse una macchina quantistica. E questa ipotesi, che è affascinante, spiega perché noi non potremo mai, in maniera artificiale, replicare il nostro cervello e la nostra mente, perché la nostra mente è un insieme di cose che necessita questo parallelismo tra una cosa estremamente materiale come il nostro cervello e una cosa estremamente immateriale. Siamo riusciti a capire un po' di più sulla coscienza. Abbiamo voluto lanciare un messaggio dal mio punto di vista fondamentale alle neuroscienze, che è la necessità di un pensiero che abbandoni il pensiero della convenzione e dell'usuale per avere il coraggio di entrare attraverso la fisica quantistica in questo pianeta perennemente avvolto dal mistero che è il cervello.